grazie a tutti per essere intervenuti, grazie per l'introduzione, che effettivamente è introduzione, introduce molti dei temi di cui parleremo stamattina, tranne uno che in fondo è il tema del festival a cui oggi farò riferimento. Qui dobbiamo parlare di futuro, di fortuna, scusate, ed è un termine che non interviene nel titolo del mio intervento. Come vedete qui si parla di probabilità, di futuro, ma il tema di cui parleremo oggi, il tema di cui si occupa tutta la nostra iniziativa è la fortuna, di cui effettivamente io voglio occuparmi, insomma. Per cui, che rapporto c'è tra fortuna e probabilità? I due concetti di cui parleremo. Entrambi, e questo è il punto in comune, il punto a cui io farò sempre riferimento, hanno a che fare con il futuro, hanno un intrinseco riferimento al futuro. Ma fortuna e probabilità, e questo è per me uno degli argomenti fondamentali, trattano il futuro in un modo molto diverso. Fortuna, lo sapete, è il concetto più antico, riflette la concezione del futuro e del tempo tipico di un mondo molto diverso dal nostro. Come diceva il presentatore, di un mondo che noi sociologi tendiamo a chiamare premoderno. La probabilità invece si è sviluppata molto di recente, qualche secolo fa, cioè rispetto alla fortuna un concetto molto giovane. Si è sviluppata nel mondo moderno, seconda metà del 600 si dice di solito, e si può dire che in qualche modo abbia preso il posto della fortuna, quando la fortuna per vari motivi non sembrava più adeguata per darci una guida nel nostro rapporto con il futuro. La probabilità lascia però molte lacune, soprattutto perché si confronta con un futuro, come dicevo prima, diverso. Un futuro che nel caso della probabilità è sempre inevitabilmente incerto. Questo è il riferimento del titolo del mio intervento, che dovrei approfondire. Perché il nostro futuro è incerto? Perché il futuro con cui ha a che fare la probabilità è sempre inevitabilmente incerto? Può essere diversamente? Era diversamente in precedenza? Si può pensare a un rapporto col futuro differente? La cosa apparentemente curiosa è che questo nostro futuro così incerto, così inquietante, così inafferrabile, ha una strana caratteristica. È, dalla modernità in poi, un futuro che facciamo noi. Ma proprio per questo è incerto. Cioè il nostro futuro, lo vedremo, non è predeterminato, non è già deciso in partenza da qualche istanza superiore, Dio o simili, ma questo è il punto nuovo della società moderna, viene prodotto, risulta dalle nostre stesse azioni, dal nostro stesso intervento. Ma proprio per questo, aspetto curioso, non lo possiamo controllare. Lo facciamo noi, ma non lo possiamo controllare. Lo vedremo. Questo è un po' come introduzione alla tematica fondamentale di cui parleremo stamattina. Ma cerchiamo di andare per ordine e vorrei cominciare con qualche cenno, visto che il festival è dedicato alla fortuna, al concetto classico di fortuna. Qui ne sentirete parlare tanto, per cui dico molto poco. Mi limito a introdurre un paio di accenni ad una prospettiva che qui non è tanto rappresentata, che è quella della mia disciplina, cioè come la sociologia tratta la fortuna. L'approccio sociologico è un po' differente. Noi non tendiamo a chiederci che cosa la fortuna è, come in altri concetti. Non lo sappiamo, non è il nostro compito. Noi sociologi ci chiediamo piuttosto come cambia il concetto, in questo caso il concetto di fortuna, quando cambia la società e possibilmente perché. Sotto sotto c'è l'idea che in fondo questo è uno dei modi migliori di spiegare anche quello che è la fortuna, però come è l'approccio della mia disciplina. E in questo caso è piuttosto interessante perché il concetto di fortuna è cambiato molto con l'evoluzione della società, al punto da risultare quasi riconoscibile. La nostra fortuna è molto diversa dal concetto di fortuna dell'antichità. Noi intanto, lo sappiamo, tendiamo a dare una valutazione positiva. Noi vogliamo la fortuna, si ricerca la fortuna. È meglio averla, la fortuna è una cosa buona. Ecco, nell'antichità non era per niente così. La fortuna era qualcosa da evitare. Era un'entità minacciosa, o qualcosa di temuto, qualcosa che è rimasto alla nostra idea che la fortuna è cieca. La fortuna ci colpisce a tradimento. La fortuna era innanzitutto il simbolo dell'imprevedibilità e dell'incalcolabilità del mondo, cioè del fatto che le cose possono sempre andare male, non possono andare bene, al di là dei nostri sforzi, al di là del nostro impegno. Questo è in primo luogo il problema. Uno deve decidere come orientarsi nel mondo. L'uomo saggio si fa guidare dalle direttive che ha a disposizione, cioè in primo luogo allora la prudenza e la virtù, che danno le indicazioni sul comportamento. Se seguo la prudenza e la virtù so come fare, so qual è il comportamento giusto, so come orientarmi nel mondo, senza troppe incertezze.
Nel mondo antico le direttive della morale avevano questo grosso vantaggio, erano attendibili, erano certe, erano giuste. Io posso sbagliare, posso deviare, ma la morale mi indica come mi dovrei comportare. Per cui ho un riferimento piuttosto univoco. Cerco di seguire la virtù, cerco di impegnarmi, ma le cose possono sempre andare storte. La fortuna ci indica proprio questo, che nonostante l'orientamento alla virtù, nonostante il comportamento corretto, le cose possono andare male. Per questa fortuna è minacciosa. Perché è così? Il motivo principale è che noi esseri umani siamo in fondo sempre limitati. La fortuna sta lì, la fortuna serve per ricordarci che la nostra prospettiva è sempre limitata, che siamo così condannati ai vincoli della vita terrena. Boezio, che è sempre citato a proposito della fortuna, nel VI secolo, in un testo appunto De Consolazione e Filosofie, che così è un po' riferimento classico quando si parla di fortuna, illustra proprio questo argomento. La fortuna serve per convincere gli uomini, ricordare agli uomini la vanità delle apparenze, la transitorietà della vita terrena, per farci capire che noi, per ricordarci che potremmo dimenticarcelo, anche se ci forziamo di comportarci bene, e dovremmo farlo, non possiamo capire né tantomeno controllare il corso delle cose. Comunque vada, la contrapposizione classica era virtù versus fortuna. La virtù è controllabile, l'abbiamo visto, la fortuna è incontrollabile, la fortuna è imprevedibile. Per cui noi possiamo anche seguire la virtù, faremo bene a farlo, ma la fortuna può sempre intervenire, può sempre sconvolgere i nostri piani e noi non possiamo farci niente, dovremmo ricordarcelo. Ma perché così? Nella visione del tempo, che anche in questo era diversa dalla nostra, in Boezio, ma anche in Agostino un secolo prima, anche in molti autori nei periodi successivi, dura per molto tempo questa impostazione, il fatto che la fortuna possa sempre colpirci a tradimento, possa sempre intervenire nonostante i nostri piani, non voleva dire che il mondo era disordinato o era governato dal caos. La fortuna, è vero, poteva sempre colpire e ci sorprendeva, ma non era puro arbitrio. La fortuna voleva solo dire che siamo noi che ne sappiamo poco e dovremmo essere consapevoli, Boezio, dovremmo ricordarcelo. La fortuna in realtà non la dice mai senza un motivo. Ha sempre dei motivi che la guidano, ma questi motivi sono sempre inaccessibili a noi. Sono inaccessibili agli uomini che sono sempre ciechi, sono sempre peccatori, sono sempre in qualche modo limitati. Siamo noi che non riusciamo a coglierli, ma Dio questi motivi li conosce, esistono e Dio li conosce benissimo. Questo vale per la fortuna, vale anche per il futuro, che quando si parla di fortuna è sempre il riferimento, cioè nel titolo del mio intervento, la fortuna ci preoccupa soprattutto in riferimento al futuro. Anche per gli uomini, anche il futuro per gli uomini è sempre oscuro, è sempre oggetto alla fortuna, soggetto alla fortuna per cui è oscuro, imprevedibile, non sappiamo cosa il futuro ci riserva. Ma anche in questo caso è per gli uomini così, non è così per Dio. Dio, come sappiamo, nell'immagine classica, è onnisciente ed onnipresente. Cioè per Dio tutti, in tutto lo spazio del tempo, il passato come il futuro come il presente, sono sempre presenti. Dio conosce le cose future come le cose passate, perché la sua prospettiva è l'eternità. Dalla prospettiva dell'eternità tutti questi orizzonti sono sempre presenti e sono sempre perfettamente determinati. Dio appunto è presente a tutti i tempi e per lui il futuro non è incerto come per noi, è sempre certo, è sempre determinato. Dio sa benissimo, ad esempio, questo è un esempio di Aristotele che si cita sempre sui futuri contingenti, Dio sa benissimo se domani ci sarà o no una battaglia navale, sa benissimo chi la vincerà. Anche se noi non lo sappiamo e non lo possiamo sapere, per noi è un dato del tutto incerto, ma per Dio no. Per questo ha senso, ad esempio, come si faceva allora, parlare di cose future di cose passate, cose, oggetti, collocate nel futuro. Cose che sono tanto certe come quelle che noi tocchiamo tutti i giorni, come le cose che noi sperimentiamo nel presente. Il futuro, dalla prospettiva dell'eternità, dalla prospettiva divina, è anche questo un ambito di oggetti sicuri, determinati, attendibili come quelli che noi conosciamo nella vita di tutti i giorni. Siamo noi, appunto, ripeto ancora una volta, che non li possiamo conoscere. Perché siamo noi che siamo relegati ad una prospettiva ristretta, perché siamo intrinsecamente limitati. Dovremmo, quindi, cercare di seguire le indicazioni che Dio ci dà, gli squarci che ci vengono consentiti per dare un'occhiata all'eternità, ad esempio la divinazione, o comunque le indicazioni appunto della virtù, delle sacre scritture, così, che sono le uniche certe. La fortuna,
qui torniamo all'argomento di Boezio, con i suoi alti e bassi, con la sua imprevedibilità, è lì per ricordarcelo, per ricordarci che noi con quello che vediamo è sempre inattendibile, ma c'è qualcosa di attendibile, di certo, a cui dobbiamo cercare di fare riferimento. Questo per il mondo classico. Nel Rinascimento la prospettiva cambia radicalmente e l'immagine della fortuna si modifica profondamente. La fortuna diventa un concetto molto più centrale, tutti parlano di fortuna, ma anche molto più enigmatico. Ecco, questo è il tema della fortuna del Rinascimento, è l'oggetto di moltissimi interventi in questo festival, per cui ancora una volta sarò brevissima. Mi interessa il fatto che nel Rinascimento la fortuna per la prima volta diventa così qualcosa di positivo. La fortuna non è più questa entità minacciosa, cattiva, da temere, diventa qualcosa di positivo, da ricercare, da corteggiare, da andare a scovare finché ci si riesce. Perché? Allora, la fortuna, ricordate Boezio, abbiamo visto, ha a che fare sempre con le apparenze. Questo è il punto. Nel Rinascimento sono proprio le apparenze che diventano interessanti. Quando noi parliamo del Rinascimento tendiamo a ricordare un aspetto proprio, la valorizzazione dell'uomo e della sua collocazione nel cosmo, quello che si dice sempre, nel Rinascimento si scopre il valore dell'uomo. Ma cosa vuol dire? Cosa c'entra con il nostro discorso, con la questione delle apparenze? Perché diventa interessante, e se ci pensiamo è una prospettiva curiosa, perché diventa interessante riferirsi a Dio, cioè all'uomo, scusate, che è sempre limitato, che è sempre in errore, così, piuttosto che a Dio? Dio rimane riferimento della verità e dell'eternità. Perché diventa interessante a questo punto cominciare ad adottare, a studiare la prospettiva dell'uomo o degli uomini, che sono tanti, tutti diversi l'uno dall'altro? Ecco, è importante riscoprire la prospettiva umana perché adesso può fare differenza. L'uomo adesso nel Rinascimento può fare qualcosa. L'uomo può intervenire sul corso del mondo in una modalità che prima era impensabile. Si comincia a pensare, per la prima volta nel corso del nostro pensiero occidentale, che le cose non siano già decise in partenza, che appunto l'azione e la decisione umana possano fare differenza, possano avere delle conseguenze. L'azione dei singoli diventa interessante anche e proprio se condannata alle apparenze. L'uomo può fare qualcosa nonostante sia sempre, e non si mette in dubbio, costretto a questa prospettiva limitata, all'apparenza. Ma l'apparenza può fare una differenza adesso. E questo è anche il motivo per cui la fortuna diventa interessante in un altro modo. Non più come in Boezio, semplicemente come espressione dei limiti umani, della cecità dell'uomo, della limitatezza della prospettiva terrena. Ma per la prima volta la fortuna diventa il simbolo della capacità dell'uomo di intervenire sul mondo, di modificare il proprio destino. Lo si vede ad esempio nella figura nuova, prima non c'era, dell'avventuriero. L'avventuriero è capace, audace, ma rischia in prima persona e si dice adesso viene aiutato dalla fortuna. Ma perché? Perché adesso la fortuna aiuta gli audaci? Perché adesso non basta più la virtù. E la virtù infatti non è più contrapposta alla fortuna. O seguo la virtù o seguo la fortuna. O seguo la saggezza della tradizione oppure cerco di acchiappare la sorte. Fortuna e virtù adesso si accompagnano. Non si può avere virtù senza fortuna, non si può avere fortuna senza virtù. È meglio averle tutte e due. Anzi, solo chi ha fortuna può praticare la virtù e soprattutto solo chi ha la virtù, argomento nuovo, è in grado di cogliere, di utilizzare la fortuna. Il riferimento classico sentire da tutte le parti, qui è Machiavelli, siamo intorno all'inizio del 1500, cioè molto dopo gli altri autori. E Machiavelli ha questa immagine, anche questa sempre citata, in cui dice che la fortuna è come un fiume in piena, di cui però la virtù costituisce gli argini. Gli argini ci consentono di ordinare la fortuna, di dirigerla, di non farci travolgere ma sfruttarla ai nostri fini. Ma sia chiaro, non basta avere gli argini perché arrivi l'acqua, serve anche la fortuna. Noi con la virtù possiamo solo costruire gli argini. La fortuna è l'acqua che arriva per canali che noi non possiamo controllare, questo non possiamo saperlo. Ma in altri termini, la fortuna dobbiamo guadagnarcela, anche se non la possiamo controllare. Gli argini dobbiamo farli, magari l'acqua non arriva lo stesso. La fortuna però adesso non arriva semplicemente da Dio o dal destino, dipende dalla nostra capacità di prepararci a coglierla, di saper sfruttare quando poi arriva. Quando poi arriva l'acqua, dobbiamo essere pronti. La prospettiva diventa molto più complessa, molto più enigmatica.
per sapere come comportarsi, sapere cosa fare. Non basta adesso seguire la ragione, seguire dei precetti che sono veri, validi per tutti i tempi, per tutte le circostanze, perché si comincia a capire che la realtà e le cose cambiano di continuo. Bisogna imparare a orientarsi a qualcosa di molto complesso, alle circostanze, alle condizioni sempre mutevoli del mondo, di essere capaci di cogliere l'occasione e di sfruttarla. Il discorso su Kairos che si comincia a fare in quel periodo, l'occasione che arriva passa, ma in quel momento dobbiamo essere in grado di coglierla, non possiamo prevederla. Comincia a diffondersi una consapevolezza rivoluzionaria per il tempo. Si comincia a pensare che in effetti è una questione piuttosto enigmatica, che gli stessi mezzi, gli stessi strumenti non vanno bene sempre. Possono portare una volta al successo e una volta alla rovina. Grande incertezza. La stessa incertezza che un secolo dopo, un po' dopo, insomma, si diffonde ed è uno scandalo nel campo della morale. Si comincia a capire, e questo per lo spirito del tempo si può anche percepire, era veramente un'idea impensabile, che delle buone azioni possono produrre dei cattivi risultati e delle cattive azioni possono produrre dei buoni risultati. Mandeville. Cioè io comportandomi male faccio il bene e comportandomi bene faccio il male. Che razza di mondo è che consente queste cose? Era un'idea allora abbastanza sconvolgente, che va contro l'immagine tradizionale medievale di un cosmo, di un mondo che stabile, ordinato, buono, guidato dalla morale. Comincia a diventare tutto molto più complesso, molto più sfuggente. Si vede adesso che la realtà non è fatta, come si pensava prima, di oggetti dati una volta per tutti, da qualcuno, da un'entità superiore che sa programmarlo. L'idea tradizionale di mondo si diceva allora come universitas rerum, cioè l'insieme di tutte le cose. Il mondo era l'insieme di tutte le cose. Magari le cose passate, le cose future, ma era fatto di cose, erano lì, erano fissate, c'è un solo modo giusto di conoscerlo e questo era il mondo, semplificando molto. Si comincia a capire adesso che forse il mondo non è fatto di cose, cioè di cose fissate, già decise. La realtà, si comincia a capire, è qualcosa di fluido, di mobile, di variabile. La realtà cambia con i tempi e cambia con le circostanze, per cui dovremmo sempre, ed è una grande sfida, essere capaci di adattarci a questa realtà sempre imprevedibile. Dovremmo essere capaci di cogliere l'occasione, farci guidare dall'occasione, non solo dalla virtù. Ed è per questo che adesso serve la fortuna. La fortuna ci deve accompagnare, ci deve aiutare in questo mondo così intrasparente, perché dobbiamo orientarci in un modo diverso in ogni situazione, perché ogni situazione è diversa. Dobbiamo essere versati, dobbiamo essere flessibili. È allora che la fortuna ci può aiutare. Cosa vuol dire questo quando pensiamo al futuro? Che come abbiamo visto è la nostra vera preoccupazione, noi vorremmo comportarci in modo da tutelarci nei confronti del futuro. Ecco, noi possiamo anche sperare nella fortuna, cercare di intercettarla, ma non ci dà delle indicazioni, non sappiamo cosa fare, la fortuna è imprevedibile. Io devo decidere oggi cosa fare, la fortuna speriamo bene, ma non mi dice cosa fare. E la cosa è adesso tanto più inquietante perché sappiamo adesso che il futuro dipende da noi. Non è più un futuro predeterminato come si pensava prima, un futuro già deciso da Dio, in fondo da una mente più saggia, guidato dalla superiore ragione divina, ma è un futuro che adesso diventa radicalmente, insuperabilmente incerto. Questo è un passaggio veramente rivoluzionario per il tempo. Cioè, si comincia a capire che nemmeno Dio può conoscere il futuro. Per un motivo molto semplice, per noi un po' scontato adesso, ma spesso non ci si pensa. Perché Dio non lo può conoscere? Perché il futuro non c'è, non c'è da nessuna parte. Quello che c'è è solo il presente. Il futuro, si dice adesso, si dice da qualche secolo, è un orizzonte del presente. Ma un orizzonte non lo possiamo mai raggiungere. Come tutti gli orizzonti, il futuro si sposta man mano che ci avviciniamo ad esso. Questo futuro come orizzonte che si sposta sempre è incerto, ma non perché siamo noi che siamo limitati, che non ci arriviamo, che non riusciamo a conoscerlo, ma proprio perché non può essere conosciuto prima che si realizzi. Ma quando si realizza non è più futuro, è diventato presente. Il futuro è per sua natura ormai incerto. E come faccio a decidere se so che quello che mi aspetta dipende da quello che faccio io, ma non posso sapere cosa sarà? Il futuro dipende da me. Io devo fare qualcosa oggi per costruirlo, ma non posso sapere cosa sarà. Si produce una nuova qualità di incertezza molto più radicale di quella antica, perché è più circolare. Noi non possiamo conoscere il futuro proprio perché lo produciamo noi, come dicevo all'inizio del mio intervento. Noi diremmo oggi, con una terminologia un po' più moderna, non determiniamo il futuro, ma lo influenziamo.
questa strana costellazione per cui il futuro dipende da quello che facciamo noi, ma ci sorprende lo stesso, lo facciamo noi ma ci sorprende, non diventa come noi pensiamo. Il futuro, si può dire, prende il nostro comportamento e se ne fa quello che vuole. Per cui, se noi non facciamo niente o facciamo cose diverse, sarebbe differente. Ma non per questo dipende da quello che vogliamo, non per questo diventa quello che noi ci aspettiamo. Lo facciamo noi, ma è diverso da come noi pensiamo. E questo, in fondo, è il grandissimo problema dell'epoca moderna. Un problema che allora, parliamo appunto dell'inizio della modernità, ha prodotto enorme sconcerto e su cui si è continuato a riflettere. Se né la ragione né la morale possono darci delle indicazioni sicure, se non ho degli orientamenti certi a cui fare riferimento, come faccio a decidere come comportarmi? Visto che sono comunque costretto a fare qualcosa. La fortuna è solo una componente e questa, abbiamo visto, non porta affatto al fatalismo. Lo diceva già Machiavelli. La fortuna governa metà delle nostre cose, l'altra metà può essere governata da noi. Può essere governata da noi, cioè lo dobbiamo fare, ma come? Come faccio a decidere nel modo giusto se non so come andranno le cose? E non lo posso sapere perché dipende da quello che faccio io. Ormai questo meccanismo circolare dovrebbe essere chiaro. Ma come faccio a sapere, se non altro, e questo è il minimo di cui vorrei essere sicuro, insomma, che non mi pentirò del mio comportamento? Come faccio a sapere che mi comporto nel modo giusto anche se le cose andranno male? Io vorrei almeno pensare, non so come andranno le cose, domani magari vanno storte, ma almeno vorrei pensare, ho deciso in un modo ragionevole, ho deciso nel modo giusto, domani non dirò è colpa mia, anche se le cose vanno male. Almeno questo vorrei averlo come riferimento, molto di più non posso pretendere. Il problema diventa, come si fa a comportarsi in modo ragionevole in un mondo che non offre più di questi punti di riferimento certi, stabili? In un mondo che adesso, per la prima volta, riconosce il valore e la varietà delle circostanze, un mondo sempre diverso. Ecco, qui finalmente arriviamo al nostro vero tema, la probabilità. La probabilità è in gran parte la risposta a questo interrogativo. In questo senso è collegata con la fortuna, questo lungo passaggio per la fortuna per arrivare al nostro tema. Perché? Il mondo moderno, l'abbiamo visto, l'ha detto anche è stato detto in introduzione, è contingente. Questa è una formula che va molto di moda. Cosa vuol dire che il mondo è contingente? Il termine viene dalla teoria modale, antichissima, una cosa è contingente se non è né impossibile né necessaria, ma molto concretamente. Il nostro mondo moderno è tutto contingente, cioè non è necessario. Cioè è fatto di cose che ci sono, possibili, come dice la teoria modale, ma non necessarie, cioè ci sono possibili, ma potrebbero non esserci, cioè potrebbero essere diverse. Non è necessario che siano così. Potrebbero esserci altre cose, potrebbero esserci cose diverse, queste potrebbero non esserci. Cioè il mondo non ha questa idea della necessità che viene a mancare, non ha una logica di fondo che spiega tutto. Le cose potrebbero essere diverse, ma adesso sono così. E questo è il mondo con cui mi devo confrontare. Detto così è molto filosofico. Come vedete l'approccio che abbiamo dato qui non affrontiamo soprattutto la questione filosofica, affrontiamo il problema pratico. In questo mondo contingente, che potrebbe essere diverso, noi lo sappiamo, dobbiamo decidere. Come facciamo a decidere? Come facciamo a avere dei criteri che ci guidino? Il calcolo della probabilità è stato costruito proprio in questo mondo come calcolo dell'incertezza. Ed è stato non a caso prodotto proprio in epoca moderna, quando l'incertezza è diventata per la prima volta in questi termini un problema anche gravissimo. E questo tra l'altro è un enigma che ci si pone sempre negli studi sulla probabilità. Se voi leggete i testi di storia della probabilità, a un certo punto compare sempre la questione. Perché non ci hanno pensato prima? Perché il calcolo della probabilità è stato sviluppato così tardi? Di solito si dice 1670, insomma, seconda metà del XVII secolo. Cioè molto tardi. Perché? Il problema era già noto. L'azzardo, la fortuna era noto da tempo, da secoli, da millenni. I romani giocavano ai dadi, lo sappiamo tutti. E tra l'altro le conoscenze matematiche alla base del calcolo della probabilità, quelle necessarie per calcolare ad esempio la regolarità dei lanci, per vedere che c'è una sorta di ordine in questi lanci, sono relativamente semplici, erano già note da moltissimo tempo, pensate solo agli arabi. Perché non è inventato prima il calcolo della probabilità? Probabilmente, diremmo noi, perché solo in epoca moderna si sente il problema, solo in questo nuovo mondo che è diventato disordinato ma non casuale il problema dell'incertezza è diventato davvero urgente. Prima, in fondo, l'ordine non era un problema. Si dava per scontato che ci fosse
l'abbiamo detto, un ordine ultimo del mondo, però inaccessibile. Per cui perché andarmi a preoccupare della regolarità? Tanto non la posso capire. È da qualche altra parte, io così quello che vedo è solo l'apparenza, la schiuma delle cose. In epoca moderna, invece, si ricerca un'altra cosa, perché se ne ha bisogno. Si ricerca un calcolo di ragionevolezza in condizioni di incertezza, appunto quello che offre il calcolo della probabilità. Una sorta di razionalità, quello che può rimanere della razionalità in un mondo senza certezze. Il calcolo della probabilità, appunto, è stato sviluppato nella seconda metà del Seicento proprio come tentativo di elaborare quella che si chiamava una matematica del contingente. Cioè, in fondo, di scoprire una forma di ordine in questo nuovo mondo sempre variabile, sempre mutevole, l'ordine della vita terrena, cioè l'unico ordine che ormai resta disponibile. Il problema, se ci pensiamo, è molto concreto. Come faccio a sapere cosa posso fare, cosa devo fare, se non so come andrà il mondo? Come faccio ad avere dei criteri di correttezza, e li voglio avere, perché non voglio andare a caso in questo mondo, visto che tra l'altro oggi ne porto la responsabilità, che però sono e non possono essere altro che riferite alle circostanze, cioè non universali, ma che vorrebbero ugualmente essere validi. Qualcosa che è valido, ma non universale. Pensiero molto strano in quel periodo. Devo decidere in modo giusto, vorrei che fosse giusto, anche se so che in una situazione diversa, in un momento diverso, bisognerebbe comportarsi diversamente. Soprattutto sapendo che nel corso del tempo, del mio tempo, la situazione cambierà. Quindi questa è ancora quella circolarità che veramente fa girare la testa. Quello che è giusto oggi può essere sbagliato domani, perché le cose sono cambiate. Ma io non lo potrò cambiare, perché ormai l'ho fatto così. Problemi che affrontiamo tutti anche nella vita quotidiana, questi sono molti studenti. Un problema classico, uno deve decidere oggi che cosa studiare. E da questo dipende, tra l'altro, il fatto che in futuro uno abbia il lavoro che gli piace. Ma oggi non so come andrà il mercato del lavoro fra 5 anni. E non so neanche, tra l'altro, che cosa vorrò fare dopo che avrò studiato. Perché tante volte uno studiando viene a acquisire delle competenze, così che cambia anche i suoi criteri, i suoi desideri. Per cui, in qualche modo, io devo decidere oggi nei confronti di un futuro che non conosco, sapendo che però come diventerà questo futuro dipende da quello che faccio io oggi. Devo decidere di fronte a un'insuperabile incertezza, ma devo decidere qualcosa devo fare. Problema non da poco. L'incertezza è insuperabile, nel senso che uno deve abbandonare per sempre, lo sappiamo, la pretesa di fare la cosa giusta. Non c'è la cosa giusta, non c'è più l'unica cosa giusta. Il futuro può svilupparsi in tanti modi diversi, tutti giusti, tutti sbagliati, però in qualche modo dobbiamo sapere come decidere, perché il futuro appunto è ignoto, è imprevedibile e non possiamo mai sapere che cosa produrrà. Il problema, in fondo, è che io non posso sapere oggi, scusate il gioco di parole, insomma, di quale passato il futuro avrà bisogno. Cioè il futuro avrà bisogno di un passato, quello che l'ha costruito e gli consente di realizzarsi. Ma questo passato è il mio presente di oggi. Il mio presente di oggi è il passato di un futuro a cui io mi rivolgo. E io non so di quale passato questo futuro avrà bisogno. Ma vorrei almeno sapere, torniamo al nostro punto, che ho agito correttamente. Anche se le cose dovessero andare male. Vorrei almeno pensare di essere ragionevole per quello che posso sapere, insomma, di fare la cosa giusta di fronte a tutta questa incertezza. Ecco, torniamo al calcolo della probabilità. Vorrebbe offrire proprio questo. La pretesa del calcolo di probabilità, che dovremmo ricordarci, è di offrire dei criteri di decisione, non di descrizione del mondo. La probabilità, cioè, si interessa di ciò che è corretto, non di ciò che è vero. La probabilità non pretende di essere vera. La probabilità non può sapere che cosa è vero, come è fatta la realtà e nemmeno la riguarda. Anzi, ci pensiamo, la verità non corrisponde mai alla probabilità. Perché la realtà, quando poi si realizza, pensarci, è sempre quella che è. Ed è quella che è al 100%. Non al 45%, al 70%, a qualche percentuale probabilistica. Il mondo è sempre quello che è al 100%. Per cui, se uno ci pensa, il fatto che non sia mai il 45 al 70% vuol dire che la probabilità è sempre falsa. Inevitabilmente. O come diceva Huxley, nella vita reale non c'è alcun uomo medio. L'uomo medio non esiste, realmente. Cioè, nel mondo reale le probabilità non si realizzano mai. Non perché sono sbagliate, non è quello il loro compito. Infatti si occupano d'altro, non si occupano di verità. Le probabilità si occupano di ragionevolezza, dicevamo, è un calcolo della ragionevolezza, di come è giusto decidere quando non si sa come andranno le cose. L'aspetto curioso è che questi criteri così incerti, così incompleti, questi criteri che non sono proprio veri, non pretendono di esserlo,
sono diventate il nostro riferimento principale. Noi ci troviamo di continuo a dover decidere in condizioni di insicurezza e la probabilità è una delle poche cose che ci danno delle indicazioni. È difficile farne a meno. Questo strano calcolo incerto è diventato per noi fondamentale. Addirittura George Herbert Wells, in una frase sempre citata, che adesso vi leggo, sosteneva che un giorno neanche troppo lontano saper pensare statisticamente sarà necessario come saper leggere e scrivere. Cioè sarà indispensabile. La statistica diventa uno strumento irrinunciabile per muoversi in modo competente nel mondo. Ma perché? Se le probabilità non sono vere. Come funziona questa costruzione? Ecco, fondamentalmente perché ci dimentichiamo. Come ci dimentichiamo che si tratta solo di un calcolo delle incertezze e del disordine? Perché la probabilità in realtà ci fa una promessa molto impegnativa e molto interessante, che in parte anche mantiene. La probabilità ci promette di estrarre un ordine da questo disordine. Il mondo, abbiamo visto, è disordinato. Ma la probabilità ci promette di ricavare un ordine dal caos. Come fa? Perché passa dal livello microscopico a livello macroscopico. Finché noi ci limitiamo a guardare i casi singoli, i soggetti individuali, vediamo solo disordine e contingenza. Le cose, l'abbiamo visto, avvengono senza un ordine apparente, sono contingenti, potrebbero essere diverse. Le persone, sappiamo bene anche questo, sono tutte diverse le une dalle altre. Se io vado a vedere le persone, vedo sempre una varietà insopprimibile di orientamenti, di idiosincrasie, eccetera. E tra l'altro ci teniamo anche moltissimo, anche questa è un'altra stranezza moderna. Noi ci teniamo moltissimo a essere diversi, originali, differenti da tutti gli altri, idiosincratici. Però questo vuol dire disordine a livello del mondo, insomma. A questo livello si vede e si vuole vedere, torniamo a sottolineare, solo disordine, solo incertezza, solo contingenza. Se però si passa ai grandi numeri, come fa la statistica, viene fuori di nuovo un ordine. Un ordine che si esprime appunto nelle leggi statistiche. In un certo senso si dice si possono adesso studiare le leggi del caso, anche qui di nuovo quasi un paradosso. Si possono individuare delle strutture in questo ordine casuale. E questo in fondo è uno dei miracoli, si diceva proprio al tempo, della probabilità. Mentre in tutti gli altri campi gli errori si sommano. Se io prendo tanti errori ottengo qualcosa di sempre più sbagliato, cioè gli errori diventano sempre più gravi, nella probabilità gli errori si cancellano. Tutti noi sbagliamo, però l'insieme di questi errori porta a un ordine, porta a delle configurazioni regolari, come ad esempio il famoso uomo medio, sempre citato. E la cosa interessante è che questo strano ordine è apparentemente molto più aperto di quello precedente, dell'ordine medievale, di questo cosmo che era in ordine dappertutto, da tutte le parti, in tutte le nicchie. Insomma. Questo è un ordine che non pretende di realizzarsi in tutti i livelli. Anzi, un ordine si potrebbe dire che è compatibile con un mondo disordinato. Cioè gli eventi sono e rimangono casuali, non possiamo prevederli. Le persone rimangono irrazionali, lo sappiamo benissimo, la gente non si comporta in modo razionale sempre. Ma non ce n'è bisogno. Questo è un po' il miracolo della statistica. Non c'è bisogno che ci comportiamo in modo razionale perché il mondo sia razionale. Pensate solo al famoso modello della mano invisibile, a cui si continua a credere, per cui i mercati troverebbero l'equilibrio più razionale anche se singole persone si comportano in modo irrazionale. Io seguo i miei interessi, tutti seguono i loro interessi, fanno errori, sbagliano, eccetera, però i mercati sono razionali. Come dire, prendono tutte queste razionalità e ne ricavano, ne estraggono un ordine più elevato. È questo che fa la probabilità. Sembra poter ricavare un modello che combini, e questa è la sua grande potenza, il disordine e la contingenza con un ordine. Perché il disordine del mondo è ormai evidente a tutti, è inevitabile. Ma ciononostante la probabilità ci promette un ordine. Un ordine che sembra manifestarsi nelle cose, è un ordine soprattutto a cui possiamo riferirci per prendere le nostre decisioni. Ci dà le indicazioni. Non solo, altro grosso vantaggio, la probabilità è una tecnica, ed è una tecnica matematizzabile. Possiamo calcolare. Piaceva molto nel Settecento, ci piace anche adesso calcolare. Cioè possiamo misurare con dei numeri addirittura la correttezza di ogni ipotesi e calcolare le probabilità. Un'ipotesi giusta al 40%, un'altra al 70%, possiamo fare dei calcoli per decidere cosa fare. Anzi, possiamo anche combinarle. Se so che una probabilità, un'ipotesi della probabilità del 40% e un'altra diciamo del 75%, io posso prepararmi per una e anche per l'altra, una un po' di più, una un po' di meno. E poi posso anche combinarle
semplifico molto, vedendo ad esempio come cambia la probabilità di un'ipotesi se verifica l'altra. Le probabilità condizionate, il teorema di Bayes, tecniche molto complesse che comunque ci consentono di fare dei calcoli. Noi abbiamo queste probabilità, le combiniamo, le mescoliamo e otteniamo delle indicazioni via via più precise, via via più complesse. In ogni caso, possiamo avere dei criteri certi, attendibili, per prepararci ad un futuro che rimane incerto. E questo è il nostro problema. E questa è la forza della probabilità. Il fatto soprattutto che sembra essere tutto compatibile con un futuro incerto. Sembra essere tutto compatibile con un mondo disordinato. Non pretende che futuro, prevedere il futuro, non pretende di ipotizzare un ordine del mondo, ma ciononostante funziona. Luhmann, citato prima, un famoso sociologo tedesco, diceva appunto che per questo la probabilità è una tecnica di defuturizzazione. Che cosa vuol dire? Il futuro è aperto e rimane aperto, lo sappiamo. Nel senso che nessuno, neppure lo statistico, può dire quello che succederà e non pretende neanche di farlo. Però, come dire, si toglie un pochino di futuro, lo si defuturizza un pochettino, mica del tutto, rimane aperto e imprevedibile, però si toglie una parte di insicurezza. La statistica ci promette almeno di decidere in modo informato, in modo competente, anche se il futuro rimane imprevedibile. Il futuro è incerto, non so cosa succederà, ma per me, che uso la statistica, è meno pericoloso, è meno futuro, è meno inquietante, perché appunto io so come decidere nel modo giusto. Per questo, ad esempio, Wells, che diceva tutti dobbiamo conoscere la statistica, eccetera, per cui si diffonde la convinzione che più uso la statistica, più sarò capace di muovermi razionalmente in questo mondo irrazionale, con vantaggi per tutti. Il mondo è razionale, noi siamo irrazionali, la statistica ci consente, riconosce tutto questo, ma ci consente di muoverci meglio. Sto meglio io, stanno meglio gli altri. Ecco, detto così, non so, spero appaia abbastanza convincente, è sembrato convincente per molti campi, i dubbi sono sempre rimasti. I dubbi nei confronti della statistica li conosciamo tutti. La probabilità è sempre stato oggetto di scherzi, di parodie. È sempre diffusa l'idea che la statistica sotto sotto sia un modo raffinato per mentire. La frase di Israeli sempre citata, per cui ci sono tre tipi di bugie. Bugie, dannate bugie e statistiche, forma di bugia. Oppure che le sole statistiche di cui ci possiamo fidare sono quelle che noi abbiamo falsificato. O addirittura, c'è addirittura un libro di successo che è girato qualche anno fa di Daryl Huff, che ha proprio come titolo Come mentire con le statistiche. Ci sono le frasi di Gadda sempre citate, ma sappiamo che le statistiche in qualche modo mentono. Però in pratica la fiducia nella probabilità in molti campi rimane, soprattutto in campi un po' formalizzati. E vorrei fare qualche esempio qui, partendo dal settore dei mercati finanziari, da cui vorrei trarre qualche esempio perché sono particolarmente evidenti su come, nonostante tutto, anche sappiamo che sono un po' inaffidabili, che mentono, così, tendiamo ugualmente ad affidarci alle statistiche, adesso anche qualche secolo dopo la diffusione della probabilità. E i mercati finanziari mi sembrano convenienti anche perché sono un tema, in cui è un ambito in cui è molto diffuso il tema del nostro festival. Si parla tantissimo della fortuna in borsa, sembra, anzi, adesso ne parla ancora di più, adesso dopo... Accidenti. Dopo la crisi del 2008. Adesso da qualche anno si tende proprio a vedere la borsa proprio come il regno della fortuna, intesa soprattutto come azzardo, il regno della fortuna cieca. Si fa sempre più spesso il parallelo fra la borsa e il tavolo da gioco, che è un parallelo molto antico, lo diceva anche Kay. La finanza è un casinò, in fondo si dice, in cui contano solo la fortuna e il caso. Sui mercati finanziari sembra, si dice, in fondo si gioca con la fortuna, si tenta la fortuna. Idea abbastanza diffusa negli ultimi tempi. In realtà non è del tutto vero, non è così, almeno a livello dei grandi operatori. Però l'alternativa, si badi bene, non è molto più tranquillizzante, come vedremo. I grandi operatori sui mercati finanziari non giocano con la fortuna, giocano piuttosto con la probabilità. In particolare dagli anni 70 in poi, cioè appunto dal boom della borsa, che da allora si è diffusa con questo ritmo inarrestabile. Voi sapete che negli ultimi decenni la finanza è diventata un fattore fondamentale dell'economia, molto più che nei decenni precedenti. Dagli anni 70 in poi, tra l'altro non a caso perché ci sono i computer, che consentono di fare calcoli sempre più raffinati, sempre più complessi. Ecco, in quegli anni, dagli anni 70, si sono diffusi dei modelli che in qualche modo, qui torniamo al nostro punto,
proprio sulla base di calcoli probabilistici, promettono di annullare la fortuna nelle operazioni di borsa. Non è vero, si gioca con la fortuna. Chi lavora in modo oculato così nei mercati finanziari pensa di poter annullare la fortuna, di poter in qualche modo neutralizzare la fortuna. Si dice proprio che, seguendo i modelli finanziari, si può operare in un mondo, termine che si è diffuso in quell'ambito, in un modo neutrale rispetto al rischio, cioè in modo in cui la fortuna viene neutralizzata. Non si gioca quindi con la fortuna, ma la si controlla proprio grazie a un uso estremamente raffinato di tecniche probabilistiche, o nei nostri termini. Ci sono delle tecniche che promettono un controllo del futuro incerto. Futuro incerto, ma proprio come la probabilità, le tecniche finanziarie ci promettono di controllarlo. Come fanno? Sono tecniche che sviluppano degli scenari, si dice, cioè esaminano in modo, lo ripeto, dal punto di vista matematico enormemente complesso e raffinato, esaminano le possibilità future e prefigurano appunto tanti differenti scenari, ciascuno di questi con le sue probabilità e con le sue articolazioni interne. Ad esempio, la possibilità che il corso del dollaro cali ma nel contempo salga il valore dell'oro, oppure che un dato titolo aumenti di valore mentre altri titoli concorrenti calano, e così via. Questi modelli prendono in considerazione tutte queste diverse probabilità, tante possibilità, questi diversi eventi, tantissimi, e li combinano fra di loro in un panorama complicatissimo di interazioni reciproche, di possibilità alternative, considerano tantissimi eventi. I modelli consentono di prepararci a ciascuna di queste possibilità. L'oro va su, l'oro va giù, il concorrente va di qua, il concorrente va di là, questo scenario complessissimo di cui si giocano, si considerano, si combinano fra di loro tutte le differenti possibilità. E i modelli consentono di prepararci a queste differenti possibilità, con queste strategie di cui tutti hanno sentito parlare, di diversificazione, di compensazione, di copertura, hedging, così via. Ad esempio, visto che i mercati sono imprevedibili, io opero su più mercati indipendenti, per cui se le cose vanno male in uno, mi aspetto che vadano bene nell'altro, ci guadagnerò nell'altro. Oppure, si punta contemporaneamente sull'aumento e sul calo del valore di un titolo, in modo da avere sempre un profitto. Io ad esempio acquisto un titolo, per cui se aumenta di valore ci guadagno. Ma nello stesso tempo acquisto un'opzione al ribasso sullo stesso titolo, per cui se cala ci guadagno lo stesso, perdo dal titolo ma ci guadagno con l'opzione. E questa è l'idea di neutralizzare il rischio. Io ho delle strategie che mi coprono per qualsiasi evento si possa realizzare. E lo posso fare senza avere bisogno di cifre spaventose, perché ci sono adesso degli strumenti, soprattutto i famigerati derivati, di cui tutti sentono parlare, insomma, che consentono praticamente di operare sui mercati senza investire quasi niente. O comunque di realizzare quelli che si chiamano dei giganteschi effetti leva. Cioè io posso, oggi, con questi strumenti, intervenire sui mercati su tantissimi titoli, anche senza possederli, anche senza avere i soldi per comprarli. E in questo modo però posso tutelarmi nei confronti delle eventualità future. Perché in questo modo si neutralizza il rischio? Perché questi modelli, si dice, considerano, prevedono, in qualche modo controllano, preparano il futuro. Anzi, si potrebbe dire, preparano a moltissimi futuri diversi, tutti quelli che possono essere previsti dai modelli. Io non prevedo solo un unico corso delle cose, dei mercati, ne prevedo tantissimi e mi preparo a tutti questi possibili scenari futuri. Infatti si sa, l'abbiamo visto, che è il futuro aperto, che nessuno può prevedere come si realizzerà, anche se usa delle tecniche raffinatissime. Per questo appunto se ne considerano tanti. Si dice, non so quale si realizzerà, ne considero tanti diversi e per ciascuno di questi ho pronto una strategia. Così si pretende, in qualche modo, torniamo al nostro punto, di proteggere rispetto al futuro senza pretendere di conoscerlo e anche senza averne bisogno. Io non so come andranno le cose, ma si può dire so che io cadrò sempre in piedi. Non so quale futuro si realizzerà, ma qualunque di questo si realizzi io ci guadagno, perché le tecniche finanziarie, i calcoli probabilistici mi consentono di essere sicuro anche se il futuro rimane incerto. Qualsiasi cosa si realizza io ci guadagno comunque. Questo possibile futuro ci guadagno, quest'altro io comunque ci guadagno, perché la tecnica mi ha coperto nei confronti di ogni possibile evento. Ecco, sappiamo benissimo che la cosa non ha funzionato. Ahimè, dopo la crisi, questi modelli che sono diffusi negli ultimi decenni, hanno promesso di neutralizzare la fortuna,
di coprire nei confronti dei rischi, è arrivata la crisi che ci mostra che in fondo la cosa non ha funzionato per niente. Anzi, che i rischi proprio negli ultimi decenni sono moltiplicati senza controllo. Ma perché? Se voi ci guardate, il modello apparentemente è molto convincente. Io considero tutte le eventualità, le compenso fra di loro, le combino, dovrei essere protetto. Infatti la gente ha rischiato moltissimo. Ma dov'è l'errore? Ecco, uno dei motivi, e qui torniamo al nostro tema, è in fondo, questi strumenti usano moltissimo i calcoli probabilistici, e uno dei motivi è in fondo il peccato originale di tutto il calcolo della probabilità, di tutto l'impianto della probabilità, che tra l'altro era stato denunciato già da Leibniz nel XVII secolo, proprio all'inizio della probabilità. Qual è questo errore, questo problema? Tutto il calcolo probabilistico, e lo dicono i loro autori, si basa sul modello di un'urna piena di palline, alcune bianche, alcune nere, da cui si estraggono delle palline a caso e si vorrebbe poter prevedere come andranno i lanci. Qual è il problema? Chi ci dice che le palline dell'urna rimangono sempre le stesse? Che man mano che noi facciamo queste estrazioni magari ne aumentano o diminuiscono le palline, alcune palline spariscono e arrivano delle altre. Chi ci dice che le palline sono sempre le stesse? Chi ci dice che le palline non si modificano proprio per il fatto che noi facciamo delle estrazioni? La probabilità, se si va a vedere, non considera mai questa possibilità. Nemmeno con le tecniche di Bayes, che considera le probabilità condizionate. Rimane sempre l'idea che l'urna di palline, lo diceva Leibniz, in fondo è sempre la stessa, sono le stesse palline. Ma nel mondo non sono sempre le stesse le palline, cambia l'universo di riferimento, come si dice. Il futuro, cioè, è molto più aperto e imprevedibile di quello considerato dalla statistica della probabilità. Lo considera aperto, ma diceva Luhmann, è una tecnica di defuturizzazione. Aperto, ma mica tanto, insomma. Aperto fino a un certo punto. Le cose sono più complesse. E qui vorrei introdurre una distinzione sociologica, ho tempo, sì, no? Che vi chiedo appena un momento di pazienza, una distinzione che sembra molto astratta, ma in realtà ha delle applicazioni concrete molto pratiche, molto evidenti, mi sembra. La distinzione fra futuro presente e presente futuro. Sembra un gioco di parole. Non lo è e non lo dovrebbe essere. Qual è il punto? L'abbiamo già visto. Il futuro non c'è. Il futuro di per sé non si dà mai. Non si è ancora realizzato, per cui non esiste ancora, e quando si realizza passa subito. Quello che noi abbiamo, quello che c'è, abbiamo visto, è sempre solo un orizzonte del presente, cioè il modo in cui oggi guardiamo al futuro, il modo in cui guardiamo oggi a quello che verrà domani, il modo in cui ci orientiamo a queste aspettative. Questo appunto è il futuro presente, il futuro dalla prospettiva di oggi, dalla prospettiva del presente, ciò che ci immaginiamo, che ci possiamo immaginare a partire da quello che sappiamo oggi, in un modo, abbiamo visto, più o meno documentato, più o meno tecnicizzato. Io posso informarmi molto bene raccogliendo dei dati, raccogliendo delle statistiche, ma quello che io vedo è sempre solo il futuro presente, il futuro dalla prospettiva di oggi. Anzi, come abbiamo visto, posso anche immaginarmi tanti futuri presenti, tutti i diversi corsi che il futuro può prendere, come li possiamo vedere oggi. Una cosa può andare in un modo differente. Sono gli scenari che abbiamo visto per la probabilità. Sono tutti futuri presenti. Sono futuri visti dalla prospettiva di oggi. Tanti, perché abbiamo visto il futuro aperto, non sappiamo quale si realizzerà. Ecco, questi futuri, se ci pensiamo però, sono sempre irreali, sono sempre una forma di immaginazione. Quello che poi si realizza è un'altra cosa. Quello che si realizza è il presente futuro. Cioè quello che diventa presente ad una data futura, quello che sarà presente fra 3 giorni, fra 5 anni. Questo presente futuro è uno solo, non sono tanti, è sempre uno solo, ed è sempre diverso da quello che ci aspettavamo, questo è il problema. Il presente futuro è sempre diverso dal futuro presente, è sempre diverso da tutti i futuri presenti, per quanto noi li abbiamo elaborati in modo complesso. E l'unico si realizza, abbiamo visto, al 100%, non al 60%, al 40%, all'85%. È un unico presente che si realizzerà in futuro. Ed è diverso appunto da tutti questi futuri presenti, anzi, è tanto più diverso quanto più noi ci siamo dati da fare per prepararci. Se ci aspettiamo una data cosa, se ci aspettiamo un determinato scenario futuro, ci muoviamo di conseguenza, ci prepariamo. E questo, lo sappiamo benissimo, modifica il corso del futuro. Il fatto che noi ci prepariamo al futuro modifica il futuro, cioè rende il futuro falso per il fatto stesso che noi ce l'aspettiamo. È una condizione che conosciamo molto bene. Anche
e qui viene fuori il sociologo, perché non siamo da soli. Ci sono sempre gli altri fanno lo stesso. Anche gli altri osservano il futuro e osservano quello che gli altri fanno per prepararsi al futuro. Una situazione di interazioni enormemente complesse, diremmo noi, sul piano sociale, sul piano temporale. Modifichiamo il futuro e gli altri fanno lo stesso. Per quello il futuro diventa sempre qualcosa di diverso. Nel caso migliore, si è fatto un calcolo del tutto preciso, nelle mie aspettative potremmo dire mi sono preparato al futuro che si sarebbe realizzato se io non mi fossi preparato adesso. Ma il fatto che lo faccio lo modifica inevitabilmente. Ed è proprio a questo che non mi posso preparare. Dicevamo che è una circolarità, insomma. Per questo mi mancano sempre le informazioni. Perché il futuro, lo ripeto ancora una volta, è prodotto anche dalle nostre aspettative. È prodotto da quello che noi facciamo guidato da queste aspettative. Ed è sempre diverso dalle aspettative. Questo modifichiamo noi il corso del tempo. La situazione, cioè, è sempre inevitabilmente circolare. Io mi preparo a un futuro che dipende da questa preparazione a futuro, che qui non funziona mai. Anche e soprattutto se è giusta. Quanto più accurata, cioè più efficace, è più giusta la mia preparazione al futuro, più diventa falsa, perché se la giusta modifica il futuro. Questa è una condizione generalissima, che funziona nei mercati finanziari, come vedremo, ma funziona anche, lo sappiamo bene, in moltissime situazioni quotidiane. Le partenze intelligenti in autostrada, anche esempi così quotidiani, banali, diventano dei disastri se tutti si comportano in modo intelligente. Sarebbero state giuste se non fossero state diffuse. Se io seguo le partenze intelligenti diventano stupide e così via. No? Oppure abbiamo visto la scelta del corso di studi, il problema di tutti i nostri studenti. Io scelgo di studiare statistica perché mi aspetto di trovare un lavoro. Se tutti studiassero statistica con questa aspettativa, fra 5 anni avremmo un'infinità di statistici disoccupati. Ed è inevitabile, proprio per l'articolazione del tempo. Ecco, nei mercati finanziari avviene la stessa cosa, però in un modo più evidente perché è più tecnico. Ecco, scusate, ho saltato una slide. La crisi ci ha mostrato proprio questo. La crisi ci ha mostrato come dire, nei mercati finanziari a un certo punto è come se ci fossimo ritrovati senza futuro perché l'avevamo già usato nelle operazioni precedenti. Quindi, quando poi il futuro si è realizzato, non avevamo più possibilità disponibili. Avevamo già speso tutti i nostri soldi, avevamo già speso nel presente i soldi futuri. Le cartolizzazioni funzionano così, volendo potremmo andare nel dettaglio. Quando poi il futuro arriva, proprio perché noi siamo preparati moltissimo al futuro, l'abbiamo usato, l'abbiamo anticipato, quando questo poi si realizza non abbiamo più possibilità disponibili. Cioè, la moltiplicazione, che hanno avuto molto successo, di questi modelli di gestione e di controllo del rischio, cioè appunto i modelli che dovevano eliminare il rischio, ha prodotto dei rischi del tutto incontrollati. E questo ha fatto saltare tutto il castello delle previsioni probabilistiche. Questo, come in tanti altri casi, i mercati finanziari sono semplicemente un esempio di modo particolarmente intenso di usare la probabilità. Benoît Mandelbrot, un matematico che si è dedicato alla finanza, con molto poco successo per un po' di tempo, con più successo adesso, perché con la crisi vengono alla luce delle prospettive differenti, ha mostrato appunto che nella crisi si sono verificati degli eventi che secondo i calcoli probabilistici dovevano avere una probabilità irrisoria, fino al punto di essere praticamente impossibili. Ad esempio, il crollo del mercato finanziario, lui ha studiato questo, addirittura prima della crisi, nell'87, c'è stato un crollo il 19-20 ottobre dell'87, che secondo i calcoli probabilistici aveva una probabilità minore di 1 su 10 alla 50esima. Questo vuol dire che si sarebbe dovuto verificare una volta ogni milioni e milioni di anni. Era praticamente impossibile. Ma si è verificato. Come mai? I calcoli si basano, non erano sbagliati, non è che era verificato perché si è verificato perché hanno calcolato male, erano giustissimi. Ma questi calcoli, diremmo noi, si rivolgevano ad un'immagine di futuro troppo poco aperta, troppo poco circolare. Questo evento era effettivamente impossibile nel futuro come si sarebbe realizzato se noi non ci fossimo orientati ad esse. Se noi non avessimo cercato di prepararci agli eventi che ci sembrava di poter prevedere. Ma tutti hanno usato dei modelli. Cioè, sono i modelli finanziari che alterano se stessi. Questi modelli, abbiamo visto, coprivano, pretendevano di coprire tutti i possibili casi futuri, tutti gli intrecci di casi futuri. Tranne quello che si realizza quando noi usiamo i modelli.
ma questo ovviamente è proprio il futuro che diventa poi reale. E questo è il futuro, forse l'unico futuro, a cui non siamo affatto preparati. Si parla a questo proposito adesso nei mercati finanziari di model risk, cioè di rischio da modello. Ormai si è diffusa la consapevolezza che il moltiplicarsi di questi modelli per proteggere dai rischi non protegge per niente, anzi moltiplica i rischi. Si parla anche adesso tanto di azzardo morale, moral hazard, si usa il solito termine inglese, che è un'espressione che copre bene questa cosa e non a caso si è diffusa inizialmente nel campo delle assicurazioni. Se so di essere assicurato rischio di più. Se so che la mia macchina assicurazione casco, o guido in modo magari meno prudente, o parcheggio dove c'è pericolo di furto, o dove mi rigano la macchina con le chiavi, tanto la casco. Cioè l'assicurazione produce dei rischi, questo azzardo morale. Ed è quello che è avvenuto in fondo in finanza prima del 2008. Avviene poi anche adesso in un modo diverso. La convinzione di essere protetti dai rischi ha portato a rischiare moltissimo. Il modello mi dice, io non rischio niente, per cui rischio tanto. Rischiando tanto rischio di meno in qualche modo, anzi se non rischio sono anche stupido perché potrei guadagnarci e non lo faccio, insomma. Per cui salvo che poi alla fine quando il futuro si realizza si trova privi di possibilità di movimento, quando il futuro a cui ci orientavamo in realtà diventa presente. Concludendo molto rapidamente, che cosa dobbiamo fare se le cose stanno così? La probabilità abbiamo visto così è molto dubbia, ma il futuro rimane incerto. Cosa facciamo noi di fronte a un futuro incerto? Non c'è modo di avere qualche criterio di comportamento, qualche orientamento. Come possiamo fare a pensare se non altro di decidere in modo giusto se non sappiamo come andranno le cose? Siamo di nuovo, e torniamo al suo tema, esposti alla fortuna incontrollabile dell'antichità, come divinità appunto minacciosa, temibile, sempre oscura. Anzi, tra l'altro, nel modello dell'antichità, chi cerca di controllare la fortuna sarà punito per il suo folle ardire. Per cui dobbiamo proprio abbandonarci al destino o possiamo provare a fare qualcosa senza essere bastonati proprio per quello, come ha fatto i mercati finanziari. Ecco, c'è chi lo dice. Non a caso, proprio dopo la crisi, è molto di moda dire che conviene abbandonarsi al caso. Pertanto il caso è l'unico motore degli eventi, il cigno nero, per cui si occupa di queste cose. Ma curiosamente chi dice queste cose spesso sono gli stessi che dicevano prima potevano controllare tutto, insomma. E in fondo è l'altro lato dello stesso atteggiamento. Dal momento o si controlla tutto, se non posso controllare tutto non controllo niente e mi affido al caso. In realtà non è proprio vero, entrambe le prospettive sono sbagliate, come si può dire, troppo semplici. In fondo, ricordiamoci, lo diceva già Machiavelli, il corso delle cose è governato per metà dal caso e per metà dalla virtù, cioè da noi, da cose che noi possiamo controllare. Allora, in qualche senso, possiamo, anzi dobbiamo, prepararci al caso. Perché, come diceva Pasteur, il caso favorisce lo spirito preparato. C'è modo di prepararsi al caso. Il problema è che, cosa vuol dire prepararsi al caso? Anche qui ci troviamo di fronte a un paradosso. Prepararsi al caso è veramente difficile, perché il caso, se caso, è imprevedibile. Sarebbe come dire, dobbiamo prepararci alla sorpresa. Ma se la sorpresa, come faccio a prepararmi? Preparo a cosa, se deve essere sorprendente? Detta così, è evidentemente una formazione paradossale. Che senso ha una formazione di questo genere? In realtà lo si può fare. Ci sono delle tecniche che consentono di farlo. Perché preparare il futuro, in realtà, non vuol dire prevedere il futuro. Non è necessario prevedere il futuro per prepararci. Vuol dire soprattutto saper reagire quando il futuro ci sorprende. Non importa tanto prevedere il futuro, bisogna sapere essere preparati a reagire, sapere cosa fare quando ci delude, proprio quando devia dalle nostre aspettative. Anzi, la sorpresa, ci pensiamo, non è totale mancanza di criteri. Se uno proprio non ha dei criteri, non se ne accorge neanche della sorpresa. La sorpresa è una deviazione, cambia qualcosa rispetto a qualcosa che rimane uguale, altrimenti non me ne accorgo neanche. Per cui in qualche modo io posso prepararmi. Prepararmi proprio alla deviazione dalle mie aspettative. Provo a fare un esempio di nuovo dei mercati finanziari molto rapido, tanto per spiegare cosa vuol dire in pratica prepararsi alla sorpresa, cercare di realizzare questo tipo di atteggiamento. Ecco, fra i terribili famigerati derivati, uno dei più discussi sono le opzioni, che sono dei strumenti che consentono di fare nel presente, oggi, un'operazione sullo stato futuro di un titolo o di qualsiasi altra cosa. Ad esempio, stabilisco oggi
che fra 6 mesi comprerò un determinato titolo, un'azione, una valuta, qualche cosa, ad una data cifra che fisso già oggi. In questo modo, si badi bene, io faccio delle cose, io opero sui mercati, contribuisco, diciamo, a costruire il futuro, cambio, intervengo sui mercati, faccio una cosa, compro la mia opzione, con determinati criteri, con determinato prezzo, una determinata scadenza. Naturalmente, non è detto che le cose vadano come io mi aspetto. Può darsi benissimo che fra 6 mesi, quando scade l'opzione, non mi conviene affatto comprare il titolo a quella cifra. Magari nel frattempo il titolo è calato, perché io ho stabilito 10, adesso costa 4, non mi conviene comprare l'opzione a quel titolo. Ecco, il bello dell'opzione è che non mi vincola, mi dà una possibilità, non mi dà un obbligo. Io posso comprare il titolo se mi conviene, in quel caso esercito l'opzione. Se il titolo vale 11, io comprando la 10 ci ho guadagnato, insomma. Oppure se non mi conviene posso lasciar perdere, rinuncio all'operazione e mi tengo i miei soldi magari per comprare qualcos'altro. Uscendo dai mercati finanziari, io posso, non è andata come me l'aspettavo, mi ha sorpreso i mercati, ma io posso apprendere la sorpresa e posso operare diversamente. Ma posso imparare perché ho fatto qualcosa. Io, avendo il titolo, seguo i mercati, ho modificato i mercati, ho contribuito io a costruire i mercati in questo modo. Se il mercato si comporta diversamente a quanto mi aspettavo, io so cosa fare. Quando arriva la sorpresa, io so come trattarla, so come gestire questo aspetto di sorpresa che io stesso ho costruito. Cioè, io accetto il caso, ma non sono esposto al caso senza controllo. Io costruisco il futuro, ma non mi vincolo al futuro. Quando si presenta in modo diverso da come io mi aspettavo, posso ancora avere delle possibilità aperte. Questo esempio ci mostra, in fondo, un'immagine di futuro diversa, un futuro che è, come dire, aperto e strutturato nello stesso tempo. È aperto, imprevedibile, ma ha delle strutture, ha delle regolarità, dei vincoli che posso fare riferimento. Lo spirito preparato di Pasteur, quello spirito che viene favorito dal caso. Cioè, orientandosi al futuro in questo modo, si potrebbe dire, io non lo defuturizzo, cioè non elimino delle possibilità, non le restringo, le lascio tutte aperte. Non cerco di costringere il futuro in un determinato corso di eventi o in più corsi di eventi che io prevedo adesso. Al contrario, io stesso produco delle possibilità nuove, io ho comprato le opzioni, io faccio in modo che il mercato possa svilupparsi in questo modo, quindi io faccio delle cose per produrre il futuro e per far sì che il futuro si realizzi in modi che io adesso non posso prevedere. Io stesso contribuisco a realizzare quelle palline nuove che secondo Leibniz poi si producono nell'urna della probabilità. Io so che ci sono e so che io stesso contribuisco a produrle, però quali queste probabilità siano non lo so. Non potevo saperlo prima, perché si producono solo dopo che io ho fatto qualcosa, si producono solo in seguito al mio comportamento. Prima non poteva neanche essere immaginate, io non pretendo di controllarle. Qui torniamo al nostro titolo. Il futuro, cioè, è prodotto da noi, ma proprio per questo rimane incerto. Le possibilità che si producono nel corso del tempo risultano anche da quello che abbiamo fatto noi per prepararci al futuro, ma possono sempre essere diverse da quello che ci aspettavamo. Anzi, di solito sono diverse da quello che ci aspettavamo, altrimenti sarebbero nuove. Il futuro è diverso, è futuro perché è nuovo, perché è sorprendente. Anche se l'abbiamo costruito noi. Ma questo almeno io posso aspettarmelo. Io posso aspettarmi che il futuro costruito da me devierà da quello che io mi aspettavo, ma proprio perché mi aspettavo qualcosa. Come dire, operativamente fa una grande differenza, che in qualche modo potremmo dire ci consente di nuovo di giocare con la fortuna. Una fortuna che però adesso è molto più aperta, è molto più, appunto, imprevedibile radicalmente di come si pensava una volta. Grazie.